Mi chiamo Marco e voglio raccontarvi una storia, la mia storia, che parla di un bambino e del suo pappagallo. Oggi ho 11 anni, ho molti amici e parlo volentieri con tutti, ma prima non era così. Quando ero piccolo ero molto timido e non riuscivo a parlare con gli altri bambini. Ai giardinetti non avevo il coraggio di farmi avanti. E anche a scuola rimanevo da solo a guardare gli altri giocare. Un giorno al parco sentii un fruscio che proveniva da un albero. Non c'era vento. Allora cercai di capire cos'era stato. Non ci crederete, ma su un ramo c'era un pappagallo, tutto colorato, con una zampa ferita. Lo presi e lo portai a casa, dove io e mamma decidemmo di curarlo. Quando il pappagallo fu guarito, la mamma mi disse: Adesso Marco devi portarlo al negozio di animali. Ma io lo volevo tenere, mi ero affezionato a lui. Ormai, per me, era come un fratello. Alla fine, convinsi la mamma a tenerlo e lo chiamai Beccaccio perché a lui piaceva. Beccaccio all'inizio non sapeva parlare, allora io cominciai a insegnarglielo perché così avremmo potuto comunicare e fare insieme discorsi sempre più lunghi. E poi, mentre gli insegnavo a parlare, è accaduta una cosa veramente incredibile. A poco, anch'io ho cominciato a parlare di più. Mi sono abituato a parlare con gli altri bambini. Ho capito che non era così difficile come pensavo. Adesso ho tanti amici e quando mi vengono a trovare, Beccaccio parla con loro e parla fin troppo.